Brindisi, un inizio un po' atipico. Vi parlo da Bergamo e sono qua, fra pochissimo c'è la seconda recita di Raffa in the Sky, l'opera, la fanta opera in due atti dedicata a Raffaella Carrà. Quindi facciamo un brindisi alla Raffa nazionale, un'operazione interessantissima, stimolante, vediamo la prova del palcoscenico, pensata per Bergamo e Brescia, capitale della cultura, caso Bergamo. Nasce da un'idea di Francesco Micheli, che sapete è il direttore artistico anche del Festival Donizetti e che cura la regia di questo spettacolo, la musica di Lamberto Curtoni, diretta da Carlo Cuccadoro, il libretto è stato curato da Alberto Marchioli e Renata Ciaravino. Vi leggo tutto il film creativo. Le scene sono in due atti stanchi, i costumi di Alessio Rosato, la coreografia di Mattia Agatiello e il light designer è Alessandro Andreoli. Insomma, vedremo se sentiremo un po' di canzoni di Raffaella, che tipo di musica avrà confezionato Curtoni. Un'avventura interessante, che può essere anche rischiosa, ma vi do i primi accenni su come va lo spettacolo nell'intervallo del primo atto, per poi risentirci come sempre alla fine. Qualche intervista e anche non come al solito. A dopo, chissà se va. Mi piaci. Mi piace tanto, tanto. Questo stranissimo ballo che faccio con te si chiama tuca tuca tuca. L'ho inventato io per poterti dire mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Allora, siamo nell'intervallo di Raffa in the Sky qua al Teatro Donizetti di Bergamo. Siamo in un angolo del foyer dove hanno allestito una mostra, ci sono dei video di Raffaella, ci sono dei costumi storici, quelli indossati nella canzonissima del 71 e del 74, e lo spettacolo che stiamo vedendo, devo dire, è di assoluto divertimento. A parte la piacevolezza della musica di Lamberto Curtoni, in cui sono riarrangiate anche molte canzoni, molte hit di Raffaella, interpretate da personaggi sulla scena, ci sono citazioni operistiche che vanno dalla Lucia di Lammermoor all'opera barocca, il primo atto si conclude addirittura con un grande concertato in stile opera, e sono molto bravi tutti gli interpreti che non ho citato prima, ognuno ricopre più di un ruolo, ha un assunto. Raffaella viene spedita in questa fanta opera, viene spedita dal pianeta Arcadia, che è il pianeta degli artisti, a cercare di portare un po' di bellezza e di amore e musica in un mondo rifatto di odio, di contrasti e di guerre. A un certo punto lei decide di rinunciare a questa sua natura sovrumana e di essere una di noi. La sua storia va fatta contraltare alla storia di una coppia della classe lavoratrice, della media classe lavoratrice, poi piccolo borghese, Vito e Carmela, che hanno un figlio, guarda caso, di nome Luca, che non sa confessare ai genitori di essere gay, la famosa canzone Luca, 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 cosa ti è successo? Una delle prime canzoni a tematica gay in Italia, di Raffaella Carrà. Interpreti tutti molto bravi e fanno, ripeto, tutti un ruolo. Sulla parte della protagonista Chiara Dello Jacopo, che è Raffaella Carrà, che non è una cantante lirica, è l'unica voce pop della produzione, ma poi c'è bravissima Carmela Remigio, che fa Carmela, appunto, un membro della questa coppia di cui parlavo, e c'è Aris Andrianos, che è Vito, il marito di Carmela, poi Roberto Lorenzi, che è l'impresario della TV, l'abbiamo visto adesso alla fine del primo atto, è Berlusconi, nel momento in cui lei decide di rinunciare alla sua vita ultraterrena, alla casa madre, cioè la RAI, passa alla TV commerciale. E poi ancora Gaia Petrone, che è Luca, è in travestì, appunto, Dave Monaco, che è il parrucchiere delle dive, ma tutti, ognuno di questi interpreti interpreta, a parte Aris Andrianos, Carmela Remigio e Chiara Dello Jacopo, Chiara Dello Jacopo, di un ruolo. Lo spettacolo è coloratissimo, bellissime scene, bellissimi costumi, luci spettacolari, un ritmo teatrale dato da Francesco Micheli, in bilico fra ironia e scoppiettante senso del teatro, che veramente ti tiene incollato con divertimento e anche un po' di commozione per chi come me è cresciuto vedendo Raffaella Carrà in televisione, insomma, con un po' di commozione
basta assolutamente. E il libretto, di cui ho detto gli autori prima, cioè Alberto Mattioli e Renata Ciaramino, è decisamente molto ironico e puntuto, brillante, divertente. Ci risentiamo alla fine, questo sfondo di Raffaella Maga Maghella, ci risentiamo alla fine per le considerazioni finali e un paio di interviste alle protagoniste dello spettacolo. A dopo. Ballo, ballo, ballo da capo giro. Questo è stato il gran finale di Raffa in the Sky, tutti battendo i piedi e ritmati. Spettacolo veramente riuscitissimo, divertente, brillante, anche, ripeto, per chi ha una certa età, anche un briciolo commovente. Vabbè, Vito e Carmela con Caramba, che sorpresa, si sono riconosciuti, lui ha confessato il suo grande amore clandestino, non era nient'altro che Raffaella vista in televisione, Luca ha preso coscienza della propria sessualità, che dire, andiamo tutti a casa più contenti. Un'operazione veramente gradevole, di cui ci sono tanti momenti piacevoli. Non ho dimenticato nel primo atto un momento divertentissimo con Ma che musica maestro, ritmata dai gridi per il parto di Carmela che sta per partorire Luca. Insomma, questo pianeta di Arcadia che ci manda gli artisti, speriamo ce ne mandi molto ancora, e soprattutto una come Raffaella, che comunque è qui con noi sempre. Raffa, ciao. Non perdetelo se lo rifanno da qualche parte, qui ci sono ancora due repliche.